Giorgia, hai preso il cellulare? No, babbo, sono qui che sto disegnando. Eppure l'avevo messo sul tavolo, l'ho messo proprio qua. Ho sistemato tutta la stanza. Ma vediamo, Giorgia, sono proprio curiosa. Fammi vedere questa camera, vai, che è super super... Vediamo che sta facendo il babbo. Babbo, babbo, che ti è successo? È stato Aki Waki! Babbo, perché non nascondiamo la telecamera così li registriamo? Eccolo qua. Oh, grazie, vediamo se funziona, regista, perfetto. Mettiamo qui. No! Hai visto chi è Giorgia? Sì, Aki Waki! L'email? Sì, aspetta che controllo. Vediamo. Entro stasera, sì, entro stasera, così poi ti firmo tutto quanto e ti mando tutto domani. Bene, ok. Ciao, 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 grazie, ciao, ciao. Oh, Giorgina, che stai facendo? Chi era il telefono? Ah, era il lavoro, mi chiedevano delle email da inviare. Allora, che stai facendo te, Giorgia? Sto facendo un'isola. Un'isola? Bene, allora Giorgia, vado un attimo in bagno e arrivo, ok? Sì. Il cellulare, dove l'ho messo il cellulare? Avevo il cellulare... L'avevo messo qui. Giorgia, hai preso il cellulare? No, babbo, sono qui che sto disegnando. Eppure l'avevo messo sul tavolo, l'ho messo proprio qua. Mi ricordo bene, ho preso il cellulare, l'ho messo qui. E poi sono andato alla Giorgia. E poi sono andato in bagno. Ragazzi, sono sicuro che il cellulare l'ho messo sul tavolo. Papà, sono sicuro al 100%. Giorgia, dai, non mi far arrabbiare. Lo so che il cellulare l'hai nascosto tu. No, io non l'ho nascosto. Mentre tu eri in bagno, io ero sempre qua a disegnare. Giorgia, guarda che il cellulare mi serve. È una cosa molto importante. Lo uso per lavorare. Ma io non l'ho toccato. Allora facciamo così. Se tu il cellulare non l'hai toccato, cerchiamo di trovarlo insieme. Quindi mi dai una mano a cercarlo. Su. Va bene. Cuscino non c'è. Non c'è. Allora sarà sotto il cane. Lucio, spostati. Spostati. No, non c'è Lucio. A volte magari ci si siede sopra. Niente. Babbo, idea! Posso prendere il mio cellulare e faccio il tuo numero. Così se è in casa sentiamo in dov'è. Ok, babbo, faccio il tuo numero. Te lo ricordi, Giorgia? Sì. Fatto. Bene. Ok. Vediamo se squilla. Lo senti, Giorgia? Sì. Non lo staccare, cioè, andiamola a cercare. È in cucina di sicuro. Forse è qui? Sulla sedia, sulla sedia. No? Babbo, forse sotto il tavolo. Vediamo. Non c'è. Ragazzi, non so, ma il suono sta avvenendo al frigorifero. Spero che non sia lì, eh. Giorgia, apriamo questo frigorifero. Aspetta, lo apro io. No, ragazzi, Giorgia, io lo so che è stata Giorgia, lei dice di no, ma è stata sicuramente lei, giusto Giorgia? No. Non sei stata tu? Guarda, se scopri prima o poi che sei stata tu, te la faccio pagare. No, io ero a disegnare. Va bene, cerco di crederti. Ma state ancora dormendo? Svegliatevi! Ok, però adesso a lei gli devo cambiare il pannolino. Risolvi il pannolino. Prendo un pannolino pulito. Ecco fatto. Così. Prendo questi qui dietro. Ok. E lo aggancio. Zoe, il pannolino te l'ho cambiato. Adesso dormi un pochino. È ora di merenda. Guardate. Ho sistemato tutta la stanza. Così il babbo è felice. Dopo glielo faccio vedere perché mi dice sempre di sistemare. Io l'ho sistemato e adesso vado a fare merenda. Babbo, che stai facendo? Giorgia, lo sai, sto lavorando al computer. Uffa, babbo, sei sempre al computer, non vuoi mai giocare con me. Dai, Giorgia, 10 minuti e ho finito. Ma senti un po' invece, la camerina alla fine poi l'ha sistemata? Certo, babbo, l'ho sistemata per benissimo come ti piace a te. Dai, Giorgia, guarda, mando questi mail e... Fatto, ok. Ora, hai sistemato la camera? Hai detto di sì. Andiamo a giocare in camera, vai. Babbo, quando vedrai la camera sarai super felice da come l'ho sistemata. Sicuramente mi fai anche un regalo super bello perché sono stata bravissima.
Ma vediamo, Giorgia, sono proprio curiosa. Fammi vedere questa camera, vai. Che super super. Giorgia, mi prendi sempre in giro. Io vedo la camera non ordinatissima, ma con tutti i giocattoli dappertutto a terra. Giorgia, l'hai combinata di nuovo. Dici sempre le bugie. Non è vero. Ora facciamo così. Siccome sono proprio arrabbiato, sei in punizione. Ti chiudi in camera, io vado di là, vado a fare un pisolino di 10 minuti. Quando hai finito, io ti chiamo e mi fai vedere la camera. Va bene? Però ti giuro, non sono stata io. Sì, sì, e chi è stato? L'unicorno? No. Ragazzi, vi giuro, non sono stata io a buttare tutti questi giocattoli per terra. Io ho sistemato tutta la stanza e sono andata a fare merenda, non ho fatto più niente. Io ero a fare merenda, il babbo era accanto a me che stava lavorando al computer, la mamma non c'è, chi potrebbe essere stato? Potrebbe essere stato chiunque, ma io adesso devo risistemare tutto. Uffa! Ragazzi, ultimamente Giorgia ne combina una dietro l'altra. Una volta mi fa sparire il cellulare e poi non si sistema la camera e poi mi fa gli scherzi, ne combina veramente una veramente dietro l'altra. Ora l'ho messa chiusa in camera in punizione circa 10-15 minuti, così sistema tutta la stanza. Sono proprio stanco, ora mi metto a fare un bel pisolino. Ho sistemato tutta la stanza, è da 10 minuti che aspetto, ma il babbo niente, non mi chiama. Babbo, babbo! Ma proprio non mi risponde. Babbo! Ora vado a vedere che sta facendo. Vediamo che sta facendo il babbo. Babbo, babbo, adesso ti aiuto io, babbo! Che ti è successo? Non ti capisco ancora. Ah, capito! Scoccio la bocca, Giorgia! Dai, Giorgia, mi streghi per favore, dai! Oh, grazie, non ce la faccio più, guarda! Oh, è mezz'ora che ti chiamavo quando eri in camera! Grazie! Dai, grazie, Giorgia! Oh, grazie! Ok, vai! Oh! Babbo, ma mi dici cosa ti è successo? Cosa mi è successo? Me lo devi dire tu che cosa è successo! Io stavo dormendo e mi sono svegliato e mi sono ritrovato tutto scocciato con la bocca coperta, con le gambe legate e con le braccia legate. Dimmi che cosa hai combinato mentre stavo dormendo. Scommetto che sei stato tu, Giorgia! Babbo, tu mi hai detto di stare in camera, io ero in camera come mi hai detto te, l'ho sistemata benissimo! Sì, come sempre. Salvo? E io sono Giorgia. Non so se avete visto nello scorso video, sono entrati in casa due mostriciattoli. Se l'avete visto, sapete di chi stiamo parlando. Se non l'avete visto, andate subito a vederlo. Aki Waki e Kissy Missy sono entrati in casa nostra. E ogni giorno combinano sempre qualche guaio, qualche scherzo. Ne combinano sempre una. Li stiamo cercando, ma non li troviamo. Giorgia, bisogna trovare una soluzione, bisogna cacciarli via. Io ti direi di guardare su internet, vediamo se troviamo qualcosa che ci spiega come cacciarli via. Va bene. Ah, Giorgia, guarda che c'è scritto qua. Abbiamo trovato su internet che se Huggy Wuggy e Kissy Missy vengono visti o trovati, loro sono costretti ad andare via. È la nostra soluzione, bisogna ora capire come vederli o come trovarli. Babbo, ho io la soluzione. Perché non nascondiamo una telecamera così li registriamo? Giusto, è vero. Se montiamo una telecamera di nascosto, magari riusciamo a riprenderli mentre fanno qualche birbonata. E così facendo sono costretti ad andare via. Brava, Giorgia. Allora, Giorgia, dove la montiamo questa telecamera? Di sopra. Dove? Qua sopra? Che furba che sei! Quindi la montiamo e poi ci nascondiamo in camera e dopo qualche ora andiamo a vedere la registrazione. Sì? Perfetto, vai, mi prendi il cellulare così li metto qua sopra? Eccolo qua! Oh, grazie, vediamo se funziona, registra, perfetto! La mettiamo qui. Secondo me così non vedrai niente, Giorgia. Ora ci andiamo a nascondere, così non ci vede. E torniamo fra un'ora. Fatemi chiudere la porta!
da più di un'ora che siamo chiusi in camera. Allora Giorgio, io direi di andare di là e riguardare le registrazioni. Chissà se troviamo qualcosa. Andiamo Giorgia. Facciamo play, vediamo. Ok. Io non vedo niente Giorgia. È velocissimo! No! Hai visto chi è Giorgia? Sì, Huggy Wuggy! E questa? Kissy Missy! Allora erano veramente a casa nostra, ragazzi! L'abbiamo scoperti! Yeah! Ci hanno scoperti! Siamo costretti a cambiare casa! Babbo, che vuol dire non finisce qui? Non lo so Giorgia, però intanto l'abbiamo cacciato via dalla nostra casa. Possiamo dormire e fare tutto quello che ci pare in modo molto più tranquillo e in santa pace. Yeah! Anche oggi il video è terminato, ci siamo finalmente liberati di questi due mostriciattoli. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli aggiornamenti. E noi come sempre vi salutiamo con un grande wow! Chissà se ci sarà un seguito.